messaggio di Nostra Signora di Anguera, Regina della Pace, trasmesso il 18 febbraio 2020 a Brasilia. Cari figli, non temete, non c'è vittoria senza croce. Vivete nel tempo peggiore del tempo del diluvio ed è arrivato il momento del vostro ritorno. Non incrociate le braccia, Dio ha fretta. Camminate per un futuro doloroso. Piegate le vostre ginocchia in preghiera. Solamente con la forza della preghiera potete sopportare le prove che verranno. Io sono la vostra madre addolorata e soffro per quello che viene per voi. Siate uomini e donne di coraggio. Testimoniate ovunque che siete di mio figlio Gesù. Non permettete che le cose del mondo vi allontanino da Dio. Cercate forze nel Vangelo del mio Gesù e nell'Eucaristia. Siate difensori della verità. L'umanità si è contaminata con il peccato e molti dei miei poveri figli camminano come ciechi che guidano altri ciechi. Giorni difficili verranno. La grande confusione si diffonderà ovunque. La mancanza di ordine e di amore per la verità porterà molti consacrati a perdere la fede. Non tiratevi indietro. Voi che mi ascoltate, non vi allontanate dal cammino che vi ho indicato. Qualunque cosa accada, difendete sempre la verità. Avanti senza paura. Io pregherò il mio Gesù per voi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. Un breve commento, cari fratelli, con l'aiuto dello Spirito Santo. E questo messaggio di Nostra Signora parla di confusione spirituale. Confusione spirituale. E dice: non vi allontanate dal cammino che vi ho indicato, qualunque cosa accada difendete la verità. Vedete, Nostra Signora non ci dice, non ci sta dicendo di comprare le mascherine, non ci sta dicendo di fare scorte alimentari, non ci parla del coronavirus. È vero, in alcuni messaggi di diversi anni fa Nostra Signora parlò di un virus creato in laboratorio. Nostra Signora ha parlato di un piano diabolico per mettere in difficoltà questa umanità. Nostra Signora ci ha avvisato di ogni cosa, però in questo momento non sta parlando di questo virus. Mentre tutti i telegiornali parlano di questo virus, mentre addirittura anche nelle chiese, le chiese si stanno svuotando, la comunione non viene più data in bocca, non si fa più il segno della pace, addirittura appunto alcuni paesi sono in quarantena, sembrerebbe una situazione quasi apocalittica, e invece la Madonna non parla di questo. Com'è possibile, cari fratelli? Com'è possibile? Nostra Signora ci dice il vero pericolo. Il vero pericolo in questo momento qual è? L'attacco alla verità. Nostra Signora dice: non permettete che le cose del mondo vi allontanino da Dio. Vi allontanino da Dio. Questo è il pericolo più grande, allontanarsi da Dio. E mentre si pensa: io non vado più in chiesa, non vado più in chiesa perché ho paura di prendermi il coronavirus, Nostra Signora dice: cercate Gesù nel Vangelo e nell'Eucaristia. Addirittura dice: siate difensori della verità. Ma come siate difensori della verità? Nostra Signora non ci dice di difenderci dal coronavirus. Nostra Signora ci dice: siate difensori della verità. L'umanità si è contaminata con il peccato. Nostra Signora parla della contaminazione a causa del peccato. Molti miei figli camminano come ciechi che guidano altri ciechi. Giorni difficili verranno, la grande confusione si diffonderà ovunque. Nostra Signora non parla del virus che si diffonde ovunque, parla della grande confusione che si diffonderà ovunque. Capite? Da questo noi decifriamo qual è il piano che sta alla base di tutto quello che sentiamo, tutto quello che vediamo. Qui c'è veramente la chiave di comprensione di tutto. Lo scopo è sempre il solito. Satana, che è il regista, il grande regista del male,
ha come obiettivo cancellare la verità, eliminare Gesù Cristo. Non c'è riuscito con la croce e cerca di farlo adesso in tutti i modi possibili e immaginabili. Non ci riuscirà neanche questa volta, lo sappiamo. Nostra Signora invece ce lo rivela. L'obiettivo è distruggere la fede. Dice che molti consacrati perderanno la fede a causa del disordine, a causa della mancanza di amore per la verità. Cari fratelli, dobbiamo rispondere a questo appello della Madonna, difendere la verità, difendere la Chiesa da questa grande confusione che si sta prospettando, grande confusione spirituale. E ora leggiamo il messaggio in lingua inglese. Message from Our Lady of Anguera, the Queen of Peace, transmitted in Brasilia, the 18th of February 2020. Dear children, do not be afraid. There is no victory without the cross. Live in the worst time from the time of the universal flood, and the time has come for your return. Don't cross your arms. God is in a hurry. You work for a painful future. Bend your knees in prayer. Only with the power of prayer you can endure the trials that are coming. I am your sorrowful mother and I suffer for what comes for you. Be men and women of courage. Testify everywhere that you are of my son Jesus. Do not allow the things of the world to distance you from God. Seek strength in the gospel of my Jesus and the Eucharist. Be defenders of the truth. Humanity has become defiled with sin, and many of my poor children walk like blind people leading other blind people. Difficult days will come. The great confusion will spread everywhere. The lack of order and love for the truth will lead many consecrated persons to lose their faith. Don't back off. You who listen to me, do not stray from the path that I have shown you. Whatever happens, always defend the truth. Go on without fear. I will pray to my Jesus for you. This is the message that I transmit to you today in the name of the Holy Trinity. Thank you for allowing me to gather you here once again. I bless you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Stay in peace. Dear brothers and sisters, as you can see, Our Lady doesn't tell us about the coronavirus. Our Mother tells us about the confusion, spiritual confusion. And she asked us to defend the truth. I thought that she would spoke about coronavirus. Instead, she said that great confusion will spread everywhere. And she says that this is the reason why we walk for a painful future. And she asks us to bend our knees in prayer. So let's go on without fear, with a prayer, with a rosary, and listening to our Mother. God bless you. Peace.